Direi che possiamo cominciare. Benvenuti a tutti questa bella giornata primaverile. Siamo particolarmente contenti di presentare l'ultimo romanzo storico di Livio Gambarini, I segreti delle madri, che è il sequel di quello precedente, Le colpe dei padri, dove i padri sono sempre colpevoli, le madri hanno i segreti, è ovvio che non è casuale questa cosa, credo che sia voluta, poi ce lo dirà lui, che è comunque un romanzo storico molto interessante perché tratta del periodo dei Visconti, soprattutto quello di Azzone e Visconti, tra Milano e Bergamo, tra Guelfi e Ghibellini, tra intrighi e misteri, e direi che non è il caso di rubare altro tempo ai relatori. Siamo particolarmente felici di avere anche Jennifer Radulovic, che è ormai un'affermata medievista, che contribuirà a questa presenza. Affermata. Assolutamente. Diciamo sì, così un'affermazione. Esatto. Non ci sono. E quindi credo che la cosa migliore da fare sia di tacermi e di lasciare direttamente a loro il microfono e di cominciare la presentazione di questo romanzo. Ovviamente, se desiderate acquistare il libro e farvelo autografare dall'autore, è disponibile alla fine della conferenza. Grazie a tutti e buon ascolto. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Innanzitutto io mi permetto, invece dell'autore che è alla mia destra, di ringraziare l'Associazione Italia Medievale, Maurizio Calì, Giuseppe Bianchi che oggi non è qui ma che è un carissimo amico. Io ho avuto il piacere di presentare già due miei saggi storici insieme a Maurizio e a Italia Medievale, l'ultimo dei quali proprio qui in questa location amena, perché abbiamo anche, come dire, l'esterno, la possibilità di fulmini, fuori, sapete che sono sempre un valore aggiunto. Il piacere più grande però è presentare oggi un caro amico e collega, e io lo dico sentendomi in minoranza collega, nel senso come scrittore e narratore, che è Livio Gambarini, che è un giovane autore, ma benché giovanissimo, a mio avviso, come dire, già con una grande maturità narratologica, passatemi questo termine. Perché? Perché Livio, nei suoi romanzi, sono una trilogia, il primo è La colpa dei padri, e secondo quello che presentiamo qui oggi, che naturalmente è legato perché è, cronologicamente si porta avanti di qualche anno e continua sulla falsa riga delle vicende del primo romanzo, andando ancora a raccontarci cosa succede ai protagonisti. Volendo si può leggere anche in autonomia. Noi consigliamo naturalmente a chi non avesse ancora avuto il piacere di delibare Le colpe dei padri, di iniziare dalle colpe dei padri. Beh, cosa succede in questi romanzi? Poi lascerò la parola all'autore. Quello che vorrei dire io, e come storica, sono una medievista, e anche come scrittrice, che io scrivo anche narrativa, è che in questi libri ho trovato un connubio eccezionale, che è costituito da una parte da una ricerca storica molto molto accurata. Una ricerca storica che si muove su due piani, il macro e il micro, come sarebbe auspicabile sempre nella storia in generale e nelle storie in particolare. Perché come storica e come medievista ogni giorno il mio impegno è volto a far capire, coloro i quali sono appassionati di medioevo, di storia, anche di altri periodi, che l'uomo medievale, o anche quello di altri secoli, è un uomo che naturalmente viveva le vicende del suo tempo drammatiche, le guerre, le pestilenze, il cambio di, possiamo dire, gestione delle signorie, dei potentati, della nobiltà, ma che viveva anche delle vicende umane e personali, che sono quelle della quotidianità, fatte di famiglia, fatte di eventi lieti e di eventi anche meno lieti. E così si intrecciavano, come nelle nostre vite, in cui noi siamo protagonisti del nostro tempo, a nostro malgrado, a volte anche per nostra fortuna, e queste cose si intrecciano, c'è una soluzione di continuità in tutto ciò, e talvolta la storiografia, come dire, non riesce magari a esprimerlo in maniera compiuta a livello divulgativo. Quello che invece è bellissimo del romanzo è che tutto ciò si coglie in maniera straordinaria,
e senza quella cesura. Quindi noi conosciamo la grande storia, la storia di un impero, la storia di un imperatore, la storia di una dinastia che è quella dei Visconti di Milano, che sono i signori non di una città soltanto, anche se la città ne è il simbolo più importante e più prestigioso, ma che soprattutto sono i signori di un grande potentato che diventa uno degli attori politici principali dello scacchiere politico nazionale e a un certo punto anche internazionale. Siamo già nel 300, è un periodo particolare del Medioevo, è un secolo che ha delle peculiarità sicuramente, perché inizia nelle prime decadi con dei periodi di carestia, di impoverimento. La popolazione aveva avuto una grande crescita demografica nei decenni precedenti e gli inizi del 300 iniziano a subire una battuta d'arresto, prima con delle carestie, poi con delle epidemie. Poi c'è qualche decennio in cui la situazione migliora sensibilmente, poi arriverà, però non siamo ancora cronologicamente al periodo, la grande peste del 300, la peste nera o peste bubonica o peste polmonare. Anche qui gli storici, ci sono diverse teorie, che secondo alcuni si tratta dell'epidemia più sanguinosa, più cruenta, insomma, che ha fatto più vittime, ha mietuto più vittime della storia dell'umanità. Secondo altri invece sono altre, ad esempio la spagnola all'inizio del Novecento. Quello che invece è importante qui è che noi abbiamo questa macro storia, appunto, dell'impero, della signoria di Milano, che si intreccia poi alla micro storia di un'area geografica particolare, che è quella del Bergamasco, delle valli della Val Seriana, che appunto sono, non saprei come dire, sono inframmezzate dal fiume Serio, che è il grande protagonista di quelle zone, dove dovete pensare che nelle epoche passate i fiumi avevano un grandissimo valore, non soltanto simbolico, ma anche per l'approvvigionamento, per le culture, per l'irrigazione, i tratti che erano navigabili, le arterie, le comunicazioni. Quindi abbiamo la Val Seriana, che è bellissima tra l'altro, io vi invito anche a visitarla, so già che c'è stata, come dire, una gita, e spero che insieme all'autore potremmo organizzare magari degli altri appuntamenti proprio sui luoghi del romanzo, per parlare del romanzo, per parlare dei protagonisti, ma anche per vedere questi luoghi dal vivo che sono splendidi. Parlavo appunto prima con Livio di Vertova, che è una piccola località che oggi ha quasi 5.000 abitanti, e una dei tre protagonisti, che è una donna, che è anzi una ragazzina, una ragazza, un adolescente ormai nel secondo volume, che si chiama Nera, in realtà Nerea, vive a Vertova, che è questa piccola località del Bergamasco nel 300, dove succedono dei fatti veramente straordinari. Quindi abbiamo questo intreccio tra macro e micro storia, poi abbiamo l'intreccio tra i protagonisti, che sono tre in realtà, ci sono molti più personaggi, ma i protagonisti sono tre e hanno ognuno una loro vita differente, che però corre in parallelo quella degli altri, fino in qualche modo a incrociarsi in maniera ineluttabile. Quindi abbiamo da una parte, appunto, vi ho già detto, questa ragazza Nera, Nerea, che secondo me è uno dei personaggi, come dire, di maggior spessore anche psicologico e introspettivo del romanzo, perché è una persona che subisce delle angherie, delle vessazioni nella sua vita anche molto drammatiche e soffre molto, e questo le dà una grande maturità nonostante la giovane età. E quindi devo dire che in questo personaggio Livio, pur essendo un ragazzo e pur essendo molto giovane, dà, come dire, dimostrazione di tutta la sua sensibilità, anche femminile nel senso femminino junghiano, non si dica altrimenti, giammai. E invece poi ci sono anche altri personaggi, e qui storie a un certo punto si intrecciano, che sono Azzone Visconti, niente poco di meno che il signore di Milano, che noi vediamo nel primo romanzo essere un ragazzo giovane che si trova in un momento difficilissimo della vita sua e della signoria di Milano, in cui sembra che a un certo punto tutto debba tracollare, ci sono delle congiure fatte da fazioni politiche opposte, fatte addirittura dai suoi parenti, dai consanguini, e in tutto questo riesce a emergere con grandi difficoltà. Nessuno forse l'avrebbe pensato quando era ragazzino, ma a un certo punto lui diventa signore di Milano e prende questo fardello con grande responsabilità, oltre che con grande amore, con grande abnegazione, pur rimanendo una persona fedele alla sua personalità e al suo tempo, anche un gaudente, un uomo che ama la buona cucina, la buona tavola, la bellezza, anche la bellezza naturalmente femminile. E poi invece abbiamo Jacopo, che è un personaggio mediano tra i due e che secondo me, però questa è una mia idea repentina, è quello che assomiglia di più a Livio. Cioè, visto che, io lo so perché scrivo anch'io, tutti gli scrittori
si auto-identificano nei personaggi. Naturalmente c'è un po' di livio in ogni... Anche io voglio ringraziare Italia Medievale, voglio ringraziare Maurizio Calì e nonché Jennifer Radulovic, e ringrazio anche tutti voi per essere qui oggi ad ascoltarci parlare di questo libro, di questi libri, di questa trilogia Infieri, che tanto tempo ha richiesto a me per essere scritta e che però tante soddisfazioni anche mi sta portando già nei primissimi giorni della sua uscita, della sua nuova vita. Allora, sicuramente I segreti delle madri è legato a doppio filo con Le colpe dei padri, come abbiamo iniziato a dire, principalmente per un motivo proprio cronologico. Le colpe dei padri infatti copre quell'arco di anni del basso medioevo, dei primi decenni, del terzo decennio del 1300, che va dal 1321 al 1329. È questa, per avere giusto un'idea, per collocare cronologicamente i fatti di cui stiamo parlando, è l'epoca ovviamente della cattività avignonese, è l'epoca del grande contrasto tra il papato e la famiglia dei Visconti, che erano alcuni tra gli esponenti, anzi erano probabilmente in quell'epoca gli esponenti di maggior spicco, di maggior ricchezza, di maggior successo e potere militare del partito ghibellino del nord Italia. Ghibellino che quindi era ovviamente in forte attrito con la Chiesa. Ricordiamo che questo è lo stesso periodo di cui parla anche Umberto Eco nel Nome della Rosa, quindi siamo esattamente negli anni del grande contrasto fra papato e impero relativo al discorso dell'autonomia francescana, della repressione inquisitoria di Fra Dolcino e della setta apostolica, che quindi sfocia in questo contrasto epocale in cui l'imperatore del Sacro Romano Impero prende le difese di alcuni personaggi, Marsilio da Padova, Giovanni di Giandun, che siamo sempre in odore di eresia, liberi pensatori che teorizzavano che la Chiesa avrebbe dovuto essere più povera, avrebbe dovuto accettare e rispettare di più quelle che erano state le parole di Cristo, eccetera, eccetera. Ovviamente discorsi che vengono in realtà poi sfruttati per un semplice gioco di natura per lo più prevalentemente, per non dire completamente, politica. Di fatto il vero scontro fra Guelfi e Ghibellini, e quindi fra Papa e Imperatore, era di natura squisitamente politica, e tutto ciò che riguardava nel concreto era la spartizione di territori, poteri, città e quindi ricchezze fra questi due grandi personaggi che dominavano in modo assoluto lo scenario della politica europea medievale. Nel loro piccolo i Visconti stavano crescendo un po' troppo, stavano diventando troppo importanti, troppo potenti. Nel corso della signoria di Matteo Visconti, il nonno del mio protagonista Azzone, infatti Milano aveva iniziato proprio ad allargare il suo dominio a macchia d'olio, conquistando e annettendo, diciamo, in modo praticamente pacifico tutte le città dei dintorni, ed era arrivata a contare, mi sembra, 8 città nel giro di un arco d'anni molto molto breve. Appunto, da qui l'intervento papale che con la scusa dell'eresia, con la scusa della scomunica collegata negli atti risulta collegata proprio a un fatto di maleficio che sarebbe stato teoricamente scagliato da parte del nonno di Azzone alla persona fisica del Papa, con l'aiuto peraltro di un personaggio di nome Dante Alighieri. Secondo la ricostruzione, che non aveva buoni rapporti, che non aveva ottimi rapporti nemmeno lui con il Papa in quel periodo. Con nessuno. Un po' con nessuno, tranne forse con gli Scaligeri, sì, veronesi. E insomma, questo contrasto, questa scintilla fa scoppiare, fa divampare un vero e proprio incendio, al punto che la famiglia dei Visconti, della generazione di Matteo il Grande, e dei suoi 5 figli maschi, viene scomunicata. L'intera città di Milano viene interdetta, e quando i Visconti decidono di non sottomettersi, di non abiurare, perché non hanno niente da abiurare, quando decidono soprattutto di non ammettere in città l'inquisitore incaricato da parte del Papa di portare avanti il processo nei loro confronti, ecco che scatta quella che era una minaccia, e un pochino lo si potrebbe paragonare alla minaccia atomica a disposizione del pontefice in epoca medievale. Ecco che viene messa in atto, e quindi dopo la scomunica e dopo l'interdetto scatta la crociata. Truppe da tutti quanti i regni cristiani d'Europa
convergono in Lombardia. Ci sono eserciti capeggiati da ciascuno da una serie di capitani, signori e tutti quei signori di Ventura sono soprattutto truppe stipendiarie, e a capo di questo vasto esercito di truppe c'è Raimondo de Cardona, che era generale delle armate pontificie. Sostanzialmente Milano, per quanto potente, non può reggere a una pressione del militare del genere, e una dopo l'altro, nell'arco di pochi anni all'inizio del 1320, perde tutte quelle che erano le città sotto il suo dominio, e rimane isolata, rimane l'area cittadina cinta dalle sue mura, che ormai sono piuttosto vecchie peraltro e hanno diverse falle qui e là, cinta d'assedio. E soltanto un intervento tempestivo dell'imperatore del Sacro Romano Impero, che era stato latitante fino a quel momento, riesce a spezzare l'accerchiamento della città, a liberare Milano e a seminare, anche pare in concomitanza con un'epidemia che si stava diffondendo tra le armate del Papa, riesce finalmente a liberare la città dall'oppressione, dall'attacco dell'armata pontificia. Seguono una serie di battaglie in cui i generali Viscontei, proprio i figli di Matteo Visconti, gli zii di Azzone, del giovane Azzone che qui è un ventenne, si coprono decisamente di gloria. Uno in particolare fra loro si distingue per eccellenza di valore militare, sia personale, perché pare che fosse un duellante di notevolissima perizia, esatto, e sia per di valore tattico, perché in una serie di circostanze, in una serie di battaglie, adottò delle tecniche, proprio delle tattiche, che ebbero un successo notevole e che dopo diverse sconfitte misero proprio in ginocchio l'esercito papale, al punto da catturare il generale delle armate stesse che si trovava sul posto. Questo personaggio si chiama Marco. È il secondogenito di Matteo Visconti ed è lo zio più anziano del protagonista mio, Azzone, che era figlio invece di Galeazzo, il primo figlio di Matteo Visconti, questi tre personaggi chiaramente nel corso del primo romanzo sono legati da un filo molto stretto. Galeazzo, erede della signoria di Milano, che era invece un uomo abbastanza mediocre, lo si potrebbe definire, non un grande amministratore e un soldato ben peggiore, uno che cambiava in continuazione politica e di conseguenza non aveva un gran rispetto da parte dei suoi sottoposti, eccetera eccetera. Al contrario invece Marco, da come ne parlano le cronache, ci appare come un personaggio senza dubbio problematico da certi punti di vista, ma sicuramente dotato di grandissime doti personali, di grandissima leadership, di grande carisma. Era un po' uno spaccone. Cioè. Eh sì, decisamente. Decisamente. Nel secondo romanzo, chiaramente, le cose sono molto cambiate. Molta acqua è passata sotto i ponti da questo primo compartimento narrativo. Azzone ormai è il signore di Milano. Dei suoi zii alcuni hanno perso la vita, degli attori che erano sullo scacchiere politico dell'Europa, del nord Italia nel primo romanzo, molti non ci sono più. Alcuni sono morti in modo violento, altri sono stati avvelenati in modo subdolo, su alcuni non si sa che fine abbiano fatto. Le cose però sono cambiate, e quello che sia la sensazione che si ha a studiare il passaggio fra il 1320 e il 1330. Infatti questo romanzo si apre sul 1329 e di lì a poco si passa al quarto decennio del 1300, c'è proprio l'idea di un cambio generazionale, che non è un normale cambio generazionale, è un cambio di mentalità, è un cambio di paradigma. In tutti gli stati cittadini e qualcosa di più del nord Italia stanno cambiando, la nuova generazione di condottieri sta proprio cambiando mentalità, e non sono soltanto gli individui a cambiare mentalità, sta cambiando lo strato della società. C'erano diverse città comunali nel nord Italia, ovvero città sottoposte a un governo democratico, un comune con dei rappresentanti eletti e assemblee generali, assemblee popolari, l'assemblea dei 300, l'assemblea dei 100, dei 600, eccetera, che prendevano le decisioni a livello collegiale, quindi un sistema di governo piuttosto moderno, piuttosto evoluto. Ecco che però tutti questi comuni, che erano partiti nel 1100 e insomma in secoli precedenti, a questo punto della storia sono gravati dal grande divario, dal grande attrito che
sconvolge la vita di tutti gli abitanti di questi secoli, che è la guerra delle fazioni, Guelfi contro Ghibellini, e i liberi comuni ormai di libero hanno poco o niente, perché tutto il potere è nelle mani delle due consorterie, delle alleanze fra le varie famiglie, alcune di stampo Guelfo e altre di stampo Ghibellino, che, che usano, sfruttano il potere che gli deriverebbe dalle cariche cittadine a fini personali, con l'ovvio motivo di farsi la guerra gli uni contro gli altri. E tutte le città comunali, lo si può vedere studiando le vicende dei delle singole città, le città che hanno più a lungo, con alcune eccezioni che pure ci sono, come ad esempio Firenze, ma le città che hanno più a lungo questo regime comunale, questo tipo di governo comunale, sono le città che restano arretrate per via proprio di questa forte conflittualità interna che in molti posti sfocia in una rivoluzione, in quello che è un cambio drastico, forzato e sanguinoso per lo più di governo. Ed ecco che è il tramonto questo dell'epoca comunale e l'inizio dell'epoca delle signorie. Quello che invece io vorrei sottolineare, perché Livio l'ha fatto meno, d'altronde non è che possiamo adesso raccontare tutto, perché vogliamo anche lasciarvi il piacere della lettura, che non è poco visto che è scritto in maniera molto vincente, molto scorrevole, ci sono appunto anche queste vicende con degli intrighi, con dei misteri, quindi noi abbiamo la storia veramente tramandata dalle fonti, che a un certo punto si innesta, si intreccia con la fabulazione, nel senso più nobile del termine, che invece possiamo dire quella creativa di fiction che l'autore ha messo come valore aggiunto, che è veramente molto coinvolgente ed è molto bella, di una bellezza cristallina, e perché è, come dire, dal punto di vista creativo una produzione complessa e su più livelli, e perché comunque, pur essendo fiction, rimane aderentissima alla storia vera. E questo l'ho trovato, per me che sono storica e anche scrittrice, il grande valore dei libri di Livio, di tutti, anche del precedente. Diciamo che qui noi iniziamo a conoscere i personaggi, e questi tre protagonisti sono tutti giovanissimi, e noi intanto vediamo come stanno crescendo, maturando, con degli eventi molto forti che accadono nelle loro vite, nel loro percorso di vita personale. Qua invece li troviamo, seppur giovani, che sono già, come dire, a un livello superiore, perché noi abbiamo, dopo aver letto il primo libro, già la consapevolezza della loro eccellenza, della loro specialità, cioè ci immaginiamo, ci aspettiamo grandi cose da loro, e devo dire che effettivamente non ci deludono. Per chi volesse acquistare uno dei due libri o entrambi, mi metterò in fondo laggiù dove ci sono le pile dei libri, e sarò armato di penna, quindi chiunque voglia un autografo, una dedica personalizzata o il timbro dei due romanzi può mettersi in coda. Come mai il timbro? Perché per ciascuno dei due romanzi, così come nel terzo che verrà, ho chiesto all'editore, e lui mi ha assecondato, benché appunto la richiesta fosse abbastanza folle, ho chiesto di lasciarmi uno spazio per la posizione di un timbro, un imprimatur. Questi timbri sono diversi da libro a libro, e soltanto le persone che acquistano la loro copia direttamente da me, quindi non in libreria, possono avere la loro copia insignita di questo timbro. Nel primo romanzo il timbro è quello di Azione Visconti, il biscione visconteo è riprodotto all'interno di una fascia che ho ricavato da una moneta d'argento coniata durante il regno di Azione Visconti, quindi l'ho riprodotta con esattezza, e quello è il vero stemma di Azione Visconti. Mentre per quest'altro è lo stemma della scuola de Apibus, la scuola in cui insegna invece il secondo protagonista del romanzo.